Buonasera, benvenuti alla pagina sportiva. Apriamo con il basket, purtroppo con la sconfitta della Giorgio Tesi Group che, perdendo ieri sera a Cremona, ha detto addio alla Coppa Italia. La Giorgio Tesi Group alza bandiera bianca al cospetto della Vanoli Cremona, subendo la sconfitta più pesante dall'inizio della stagione ed esce ai quarti di Coppa Italia. Il punteggio di 80-67, subendo quasi 20 punti oltre la media ai quali è abituata, sono un risultato amaro per gli uomini di Nicola Brienza, che in Lombardia hanno giocato a sprazzi, subendo la fisicità e soprattutto la maggiore esperienza di alcuni giocatori chiave nel roster di coach Cavina. Come spesso accaduto in queste ultime due stagioni, la Giorgio Tesi ha ceduto il passo a una formazione sulla carta più forte o comunque costruita per le zone altissime della classifica, dimostrando lacune tecniche che in molte circostanze vengono celate dall'organizzazione del gruppo. Più volte Brienza, esponendosi o meno, ha chiesto rinforzi per rendere la squadra davvero competitiva, ma come in occasione degli scorsi playoff, da parte della società non ci sono state risposte in merito. È stata una bella partita, complimenti a Cremona per l'energia che ha messo in campo e anche per la qualità di pallacanestro che ha espresso. Noi siamo troppo pivelli ancora per giocare questo tipo di partita con nel nostro roster. Oggi alcuni giocatori di Cremona hanno preso la partita in mano, mi riferisco a Tabu, mi riferisco a Cannon, e la loro esperienza, la loro qualità e la loro esperienza a giocare questo tipo di partita. Ovviamente Tabu lo alleno da 10 anni, allenavo quando facciamo l'Eurolega, per cui è un giocatore che so quello che può dare e oggi l'ha dimostrato, purtroppo. E per quanto ci riguarda, è chiaro che ci manca qualcosa, perché in tutte le partite, a parte Udine, che abbiamo giocato contro team, abbiamo sempre fatto fatica, e quindi l'unica cosa che possiamo fare è lavorare, cercare di limare tutti i nostri difetti. Adesso però testa al campionato, perché c'è tutto un girone di ritorno in cui Pistoia può comunque recitare un ruolo da protagonista, con tanti scontri diretti decisivi da giocarsi al Palacarrara. Fondamentale, quelli con Forlì e Cento, anche in ottica fase d'orologio, che quest'anno avrà nuove regole. E passiamo alla Serie D di calcio con il meritato riposo per l'Aglianese, i giorni di riposo prima dell'inizio del girone di ritorno, o meglio della ripartenza del campionato dopo lo splendido girone d'andata che ha fatto la squadra di mister Baiano. Intanto di salvarci. Poi vedremo come vanno le cose. Intanto salvarsi e poi vedere come andrà. Queste le parole del giovane difensore Prati e questo il diktat di mister Baiano, vero artefice del grande girone di andata dell'Aglianese nel campionato di Serie D. Una squadra che a inizio stagione sembrava destinata a un campionato difficile e da lottarsi nelle zone melmose della classifica e che invece ha visto i neroverdi partire a sprombattuto e rimanere nelle zone altissime del girone con grande continuità. Giunta la 18ª giornata, la formazione pistoiese mantiene un quarto posto invidiabile a 31 punti, dietro solamente a corazzate come Gian Erminio, in testa a 44, e al duo di inseguitrici formato da Pistoiese e Carpi, distanziato solo di 2 lunghezze, con il secondo miglior attacco del campionato con 34 reti segnate. Siamo riposati bene, ora siamo pronti a dare tutto per il girone di ritorno dopo una buona prima parte da parte di tutta la squadra, e ora lavoriamo bene. Fino adesso sì, sono soddisfatto, non me l'aspettavo, perché questa Serie D è un campionato difficile dove ci sono giocatori forti anche nella nostra rosa e la competizione è alta, e quindi non me l'aspettavo di fare tutti questi minuti. L'8 gennaio si torna in campo con la sfida casalinga alla Real Forte Querceta, solamente un punto dietro ai neroverdi per una sfida tra due delle maggiori sorprese del girone. E la Futsal Pistoia è stata sconfitta questo pomeriggio nell'ultima partita del 2022 per la 14ª giornata di Serie A di calcio a 5, battuta per 2-1 a Settimo Torinese dalla L84. Doppietta di Turmena per la formazione di casa, mentre la rete dei pistoiesi porta la firma di Murillo. Gli arancioni torneranno in campo il 7 gennaio al Palacarrara contro il Futsal Pescara.
Ultimi giorni dell'anno per Pistoia Corse, che chiude la stagione con un bilancio estremamente positivo e buoni propositi per il 2023, dove si raccoglieranno i frutti dell'ottimo lavoro organizzativo svolto sia con il classico appuntamento del Rally Città di Pistoia che per il nuovo Rally Storico Città di Prato, nato quest'anno con la collaborazione della AS Sport e Motori. La seconda edizione del Rally Storico di Prato è in programma per il 29 e 30 aprile, mentre l'appuntamento per il Città di Pistoia è previsto per il 30 settembre e 1 ottobre. Con questa notizia si chiude lo sport, vi ringrazio dell'attenzione e vi lascio chiaramente in compagnia dei programmi di TVL. Buona serata.